Stipendi più alti a Venezia che nel resto del Veneto, ma il loro aumento è sempre al di sotto del costo della vita. È questo il dato emerso nell'incontro della Camera di Commercio di Venezia, tenutosi oggi e focalizzato sul lavoro, l'occupazione e le retribuzioni. Il quadro generale dell'economia provinciale, secondo Simonetta Cavasin, General Manager di ODM Consulting, è quello di sofferenza, perché il costo della vita in proporzione agli stipendi è sempre più insostenibile, soprattutto per la classe operaia. La capacità da parte degli operai e degli impiegati di sostenere il costo della vita di fatto non è praticabile da questo punto di vista, perché le retribuzioni negli anni non sono cresciute. Del resto è difficile che i salari aumentino se la produzione continua a diminuire. Nel primo trimestre 2013 è calata del 4%, contro l'aumento dell'1,5% che si era visto nel 2011. Segno che l'imprenditoria si trova in una situazione di stallo. In questo momento noi abbiamo una situazione imprenditoriale che segna un saldo negativo, dati camerali e quindi con dati certi. Dall'altra parte, quello che manca è una capacità di nuovi indirizzi. Negli anni 70 c'era il tema dell'internazionalizzazione, c'era il tema dei mercati esteri da poter in qualche maniera inseguire, coprire, cosa che è stata abbondantemente fatta con grande capacità da parte degli imprenditori. Oggi non c'è neanche questa prospettiva. Oggi c'è soltanto una situazione di stallo in negativo, purtroppo, con grandissima sofferenza sia occupazionale ma soprattutto nella creazione di nuovi posti di lavoro. Nascono delle nuove professionalità nei campi dell'high-tech, in alcune componenti particolari come il design, come in situazioni particolari, però sicuramente non è sufficiente a coprire le problematiche. Anche il mercato del lavoro, a causa della crisi economica, sta vivendo un momento di grave difficoltà. Che qui il dato saliente è la perdita di posti di lavoro. Sono 5 anni di crisi, abbiamo purtroppo perso decine di migliaia di posti di lavoro, circa 110.000 in tutto il Veneto, più di 10.000 in provincia di Venezia. E la cosa preoccupante è che la crisi è lunga, non se ne vede uscita. Il primo trimestre del 2013 purtroppo conferma un andamento negativo. La disoccupazione è aumentata in modo considerevole, colpendo soprattutto donne e giovani. In particolare, nella forza lavoro femminile, la disoccupazione nel veneziano è salita all'11% nel 2012. Quella giovanile è passata dal 25% al 33% nello stesso anno. Molti settori colpiti dalla crisi economica. Allora, ecco, qui è evidente che la situazione riguarda prevalentemente l'industria manifatturiera e le costruzioni. Il settore più colpito è le costruzioni. Poi viene il metalmeccanico, il sistema moda, legno arredo. Nell'industria tiene solo l'alimentare. Tra le proposte del governo a favore dei giovani c'è la prospettiva di una nuova riduzione del cuneo fiscale. Si parla di 1 miliardo che dovrebbe andare a ridurre il cuneo fiscale contributivo, soprattutto per i giovani con meno di 30 anni, dando appunto una priorità alla disoccupazione giovanile, all'inattività dei giovani. E poi ci sono alcuni aspetti normativi che comportano la correzione della riforma Fornero, in particolar modo per quanto riguarda i rapporti di lavoro a termine, che sono quelli, diciamo, su cui si è un po' rifugiato il mondo dell'impresa e dopo la riforma Fornero e dopo, diciamo, la riduzione, ecco, delle possibilità di flessibilità in entrata che quella riforma comporta.